scene or slick away until the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? I'm this bad media karma. Another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my arm, I'm still an exception. And I, you want a piece of me? You want a piece of me? Secondo anno di attività per il team professionistico femminile della Impa Bianchi, l'hotel Croce di Malta di Montecatini ha tenuto a battesimo insieme a tantissimi amici e sportivi questa realtà che sta diventando sempre più importante per quanto riguarda la Toscana e non solo, con l'obiettivo di internazionalizzare l'organico e puntare sui giovani talenti, più qualche scommessa che si è presa la dirigenza. Sono 5 le atlete riconfermate per quanto riguarda il 2016, ovvero Anna Stricker, la lituana Daiva Tushlait, l'ucraina Tetiana Ryabchenko e le italiane Claudia Cretti e Angela Maffeis, mentre i nuovi innesti sono Lara Vieceli, la statunitense Bethany Allen, la svedese Sara Olson, l'italiana Michela Pavin, la campionessa rumena Anna Kovrig, e Viola Galli e Elena Pippi. Quest'ultima, che fa parte della categoria juniores, è sicuramente una delle novità di questo 2016, è sicuramente una di quelle scommesse sulla quale punta tanto la dirigenza. Tanti gli amici presenti, anno olimpico il 2016, quindi sono stati invitati anche 2 ex campioni olimpionici come Marco Giovannetti e Marcello Bartalini, e non è voluto mancare neanche Riccardo Magrini. Marco Giovannetti, uno degli amici presenti alla presentazione della Impa Bianchi, tanto entusiasmo si è respirato quest'oggi. Sì, veramente una presentazione bellissima, una presentazione piena di voglia di fare, di entusiasmo. Io sono convinto che sicuramente faranno bene. Marcello Bartalini, anno olimpico, lui che le Olimpiadi sa come si fa a vincerle, oggi però nella veste che ha, diciamo, rivestito nella seconda parte della sua carriera, ha donato 2 sue opere a 2 personaggi molto importanti per l'Impa Bianchi e non solo, opere importanti per persone importanti per Marcello. Sono persone importanti perché sono quelle che danno movimento allo sport. Come ho detto in tante occasioni, quando si dona un qualcosa a queste persone, a questi personaggi che hanno fatto lo sport in qualche maniera, che hanno avuto, che hanno un ruolo, è come donare, come passare una borraccia. Io, mi viene in mente l'immagine di Fausto Coppi e Bartali in salita, quella famosa foto che si passano la borraccia, che ancora non si sa, è ancora un rebus dopo tanti anni, sarà stato Bartali a passare la borraccia a Coppi o Coppi a passare la borraccia a Bartali? E oggi, come in tante occasioni, come l'ho fatto anche sabato, ho premiato Poggiali, Roberto Poggiali, che è stato un grande atleta degli anni 70, un rappresentante del ciclismo toscano, non solo un gregario, anche un vincitore, uno che ha fatto vincere, ha vinto, e uno che ha vinto e continua a far vincere la vita perché aiuta gli altri. Quindi aiutare gli altri è una soddisfazione grande per tutti noi quando sappiamo che lo sport dà qualcosa in più, la solidarietà, essere solidali con gli altri. Tra l'altro non ho avuto molto tempo per dare un annuncio, proprio in questi giorni è morta mamma Renata, la mamma di Chiappucci. Sto scrivendo il primo libro, poi ci saranno tante novità. Mercoledì andiamo a firmare per uno sponsor. Claudio Chiappucci, il famoso diavolo, farà questo libro, ma sarà una grande novità assoluta. Tra l'altro, lì nel libro, lui chiederà le scuse ad un atleta, che è stato anche commentatore, quando in una gara a Imola erano in fuga, hanno staccato tutti, poi agli ultimi 2-3 chilometri hanno cominciato a litigare, tiri te, tiro io, va avanti te, vado avanti io, e poi Bruinel è passato a 200 all'ora, ha vinto, quindi su, come si dice in gergo, tra 2 litiganti il terzo gode, ma tra di loro c'è rimasta questa rivalità. Quindi Chiappucci nel libro, poi sarà, se è possibile, credo che sono persone che possono tranquillamente chiedersi scusa, faranno pace con il libro. Oltre che a ciò ci sarà un'immagine diversa della donna, si parlerà in onore a mamma Renata, la mamma di Chiappucci scomparsa, della figura della mamma, della donna, della figura, delle responsabilità della donna nelle famiglie. Insomma, sarà una grande novità. Riccardo Magrini ha, come dire,
rinunciato ad alcuni impegni precedentemente presi perché aveva dato la parola di essere presente a questa giornata, e diciamo che è stata una giornata a cui è valso la pena essere presente. È sempre vale sempre la pena venire alla presentazione della Giusfredi Vangile, Impa chiaramente che è uno sponsor storico. Pensa che l'Impa era presente con una squadra quando ero allievo nel 1971, quindi vuol dire che c'è grande amore per la bicicletta, e non poteva essere che altrimenti, quindi sono venuto perché io per la bicicletta ho grande amore, e quindi che sia G4, G5, G6 o donne o professionisti o allievi o juniores, quando gira le ruote io sono almeno nel limite del possibile presente. Un'altra novità importante per quanto riguarda il 2016 della Impa Bianchi, il creare un vivaio insieme al team San Vincenzo, quindi una squadra che segue tutte le categorie dalle giovanissime fino alle allieve, con l'intento anche di negli anni futuri cominciare a seguire le juniores, una società giovane così come la Giusfredi Ciclismo Impa Bianchi, ma allo stesso tempo una società che ha voglia di misurarsi anche con i panorami internazionali, visto che hanno in programma anche trasferte in tutta Europa. Quindi una società che va a creare il vivaio della Impa Bianchi per quanto riguarda il 2016, e una giornata, quella della presentazione dell'Impa Bianchi, dove non sono mancati neanche gli esponenti per quanto riguarda la federazione ciclistica. Infatti era presente Giacomo Bacci e Domizio Spadi, che ovviamente hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro calore a questa società del presidente Luchi, che comunque è stata tenuta a battesimo di fronte a un folto pubblico e insieme anche alla squadra amatoriale sempre della Giusfredi Ciclismo. Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale toscano per quanto riguarda la Federazione Ciclistica Italiana, questo è il periodo forse per voi un po' più stressante perché le presentazioni si susseguono, però un angolino per l'Impa Bianchi si trova. Ma sicuramente, infatti ho cercato in ogni mezzo di essere presente, pensando che oggi ne ho quattro, però ho voluto essere presente perché credo che l'Impa stia facendo qualcosa di importante. Il ciclismo femminile soprattutto veramente in questo periodo ci sta aiutando moltissimo, quindi non potevo mancare, non poteva mancare il comitato regionale, non poteva mancare la federazione. Quindi io mi complimento veramente, perché mi sono già complimentato con i dirigenti per il fatto di vedere un bel folto numero di atlete di due categorie, quindi io credo che questo sia un fatto veramente importante. Si stanno creando un vivaio ancora maggiormente più importanza, quindi io credo ancora una volta meritino un bel applauso. Domizio Spadi, vicepresidente del comitato provinciale pistoiese, l'Impa Bianchi sta diventando una bella realtà del nostro comprensorio. Sì, l'Impa Bianchi sta diventando veramente una bella realtà del ciclismo femminile in Toscana e in particolar modo a Pistoia. La Giusfredi sicuramente è tanto che la conosco, è tanto che è presente sul territorio, è tanto che fa grande Pistoia, ha lottato nei suoi anni più e meno vittorie, non vittorie, ora sta facendosi da qualche anno una realtà non solo a livello toscano ma a livello nazionale e anche a livello mondiale. Perciò vada qui tutti i complimenti di questo sacrificio che la società fa per tirare avanti questa realtà. Importanti partner della Impa Bianchi, ovviamente la Bianchi con Francesco Baroni, responsabile del marketing e della comunicazione, che durante la serata ha spiegato tutte le varie componenti delle biciclette che le atlete andranno ad usare in questo 2016, atlete che si sono dimostrate da subito molto soddisfatte della riuscita del telaio della bicicletta che si troveranno a dover utilizzare per tutta la stagione 2016. Altra novità importante invece per quanto riguarda gli sponsor invece, la Rifle con Giulio Fratini, che fa parte ovviamente della proprietà, che è un volto nuovo per quanto riguarda il ciclismo ma che curerà l'abbigliamento da riposo per quanto riguarda l'Impa Bianchi, e si è dimostrato subito soddisfatto di questo ambiente che si è venuto a trovare, che si è trovato appunto in questa nuova realtà, e non ha escluso anche una collaborazione futura. Francesco Baroni, marketing e comunicazione per quanto riguarda la Bianchi. Le bici che hanno in dotazione le atlete sono top di gamma, non hanno niente da invidiare ad altri atleti. Esattamente, Bianchi crede fermamente nel ciclismo femminile, lo dimostra il fatto che siamo presenti qui per il secondo anno consecutivo con il team Impa,
E sì, le bici sono le stesse, è la stessa bici soprattutto per quanto riguarda l'Oltre XR2 che utilizza il nostro altro team World Tour, Team Lotto Jumbo. Oltre XR2 che è il nostro, uno dei top di gamma strada, leggero, aerodinamico, rigido, equipaggiato con il meglio dell'industria italiana, Selle San Marco, Campagnolo, Tubolare Vittoria, niente da invidiare per queste ragazze e speriamo ci diano tante soddisfazioni. E per quanto riguarda il telaio da crono? Telaio da crono, telaio con concezione ovviamente aerodinamica, full carbon, telaio dal nome Pico, le ruote lenticolari, tutto quello che c'è di fare per tutto quello che c'è di meglio per lottare contro il tempo. Il primo anno è stato praticamente, possiamo dire, soddisfacente per quanto riguarda, considerando anche che era il primo anno un po' di rodaggio, è difficile migliorarsi e confermarsi, però l'obiettivo è quello. Certo, esattamente, il primo anno bisogna un po' conoscerci, ci siamo buttati anima e corpo, ci abbiamo creduto al progetto e sì, adesso ovviamente anche noi speriamo si possa migliorare e si possa vedere le nostre ragazze alzare le braccia al cielo più volte. È andata benissimo come primo anno, come hanno detto tanti qui alla presentazione, ci sono tanti squadroni contro cui combattere e già il fatto di aver raccolto importanti risultati ed essere stati lì nel vivo della corsa, Giro d'Italia, la course il giorno della chiusura del Tour de France, a combattere con le migliori, vuol dire che la strada è quella giusta. Giulio Frattini per la Rifle è una delle novità per quanto riguarda la stagione 2016 per la Impa Bianchi, voi però ci credete in questo progetto e chissà che non sia il primo anno di una lunga serie. Assolutamente è una novità in tutti i sensi, anche perché per noi il mondo delle biciclette è un mondo completamente nuovo, un mondo che a me ha sempre affascinato e sono felice e onorato poter essere sponsor di una squadra così competitiva. La presentazione si è appena conclusa, qual è l'impressione a caldo di questa nuova esperienza per il momento? Sicuramente che le potenzialità ci sono, e starà alle ragazze dimostrarle e cercare di portare più podi e vittorie possibili. Tra le atlete riconfermate rispetto alla stagione 2015, Anna Stricker, che lei è stata colei che ha avuto l'onore e l'onere di rompere il ghiaccio per quanto riguarda il 2015 per le vittorie nella Impa Bianchi, ha ripromesso di almeno raddoppiare le vittorie nella sua stagione. Direttore sportivo invece ha un volto nuovo, perché Giuseppe Lanzoni, direttore sportivo di lungo corso per quanto riguarda il ciclismo non solo femminile, che si è dimostrato subito entusiasta del progetto, che ha dichiarato ovviamente di aver tanto da lavorare ma ha trovato un ambiente favorevole per svolgere il suo lavoro e quindi aspetta solo il 2016 per poter iniziare. Anna Stricker, una delle atlete riconfermate dalla stagione scorsa, intanto quali sono i tuoi obiettivi per il 2016? Innanzitutto vorrei partire bene, perché quest'anno è un anno molto particolare, perché è l'anno olimpico, quindi tutte le atlete vogliono partire bene per dimostrare chi punta a far bene alle Olimpiadi. Quindi io mi butto un po' in mezzo, anche se magari non faccio proprio parte di quel gruppo che poi ad agosto andrà a Rio, però io ci credo e magari non si sa mai nella vita, quindi come un piccolo obiettivo me lo lascio lì. Poi dopo ovviamente nel mio cassetto ho sempre i mondiali, che ho ancora del 2012, che ho fatto terza tra le categorie giovanili, che ho... Comunque sia, sono stata sul podio e ho provato delle emozioni e vorrei ritornare su un podio del genere, quindi partecipare ai mondiali a Doha sarebbe veramente bello, visto che 2 settimane fa sono proprio stata in Qatar a fare il giro del Qatar con la nazionale, ho provato anche il percorso, è molto è pericoloso, tecnico e quindi forse ci sarà la possibilità di esserci. Tu appunto sei una delle atlete che è stata riconfermata dalla scorsa stagione, le impressioni di questa nuova stagione e come sta procedendo anche l'amalgama con le nuove? Allora, quelle che sono rimaste mi sono rimaste anche nel cuore ovviamente, siamo già belle unite, poi tutte quelle che sono arrivate nuove io le conoscevo già dagli anni scorsi ma anche dai categorie giovanili, quindi... Per me ormai sta diventando quasi come una famiglia, per me stanno diventando più amiche, sorelle che compagne ed è veramente bello, perché poi adesso la stagione è appena iniziata ma poi è lunga arrivare
insieme fino a ottobre, ma secondo me ce la faremo tranquillamente. Giuseppe Lanzoni, direttore sportivo del team Impa Bianchi, una delle novità per quanto riguarda la stagione 2016, intanto che ambiente ha trovato e quali sono le prime impressioni? Beh, ho trovato un ambiente molto motivato, questo mi piace molto, un ambiente con delle ragazze di alto spessore, dei dirigenti che hanno molto voglia di fare, di crescere, e un progetto, e questo è molto importante, è quello che cercavo, un progetto. La stagione praticamente è ormai partita, l'esordio sarà il 5 di marzo alle Strade Bianche. Come sarà questa stagione e quali sono gli obiettivi? Beh, iniziamo subito con le Strade Bianche, che è una corsa molto importante, tecnica, quindi sarà un po' difficile perché con i pezzi di Strada Bianca verrà fuori ragazze forti ma con molta tecnica, però diciamo che è un esordio giusto per vedere subito i nostri valori. Poi proseguiremo con Cittiglio e le Fiandre, tre grandi corse World Tour, e qui già vedremo quello che può essere la stagione. Com'è la squadra? La squadra è composta da atlete di 6 nazioni, ragazze importanti, ragazze che hanno molta voglia di fare, e questo è importante. Adesso sta a me riuscire a organizzare un gruppo idoneo, un gruppo amalgamato, e quindi credo che sarà il mio lavoro, il mio compito, e cercherò di metterci tutto l'impegno possibile. Si sono dichiarati soddisfatti della squadra che sono riusciti a mettere in piedi il team manager Edita Pucciscaite e il presidente della società Marco Lucchi, un 2016 che sicuramente ha tanti obiettivi per la squadra e per gli atlete, un anno che è sicuramente importante perché ha più appuntamenti alle quali le atlete puntano, ma sicuramente contano di essere presenti e di essere protagonisti, contando soprattutto sullo staff che è sicuramente di primo ordine, sugli appassionati che non fanno mancare il loro sostegno e sugli sponsor che sono linfa vitale per questa società. Edita Pucciscaite, team manager del team Impa Bianchi, l'esperienza per Edita è fondamentale, la sua ovviamente la riporterà insieme alle atlete. Cosa ci dobbiamo aspettare per questo 2016? Ma mi aspetto una grande risposta da alcune atlete sicuramente, mi aspetto un team compatto che rappresenta con onore e orgoglio questa maglia, bella maglia storica, mi aspetto alcune atlete alle Olimpiadi e magari anche qualche bel risultatino alle Olimpiadi, perché no? E faremo un calendario molto importante, quindi alcune gare sarà molto difficile lottare con vertice del ciclismo femminile, dobbiamo essere onesti perché è un gruppo molto giovane, però non siamo per niente inferiori, se cresciamo un pochettino possiamo essere veramente dire la nostra anche in gare molto importanti. Nel calendario nazionale aspetto qualche vittoria. Marco Lucchi, presidente del team Impa Bianchi, un 2016 che aspetta una specie di riconferma di quella che è stata la stagione precedente. Sì, speriamolo. Speriamolo innanzitutto, e sto tirando un sospiro di sollievo perché ero molto teso, fino alle 3:30, alle 4 ero molto teso. E si è fatto il battesimo, si parte, la squadra è motivata. Mi piacciono le ragazze che si sono integrate nel gruppo nostro, oltre a quelle riconfermate, e credo che se il morale va avanti così, con un direttore sportivo come abbiamo, che si sa imporre, verranno anche dei risultati, perché ci sta lavorando molto bene. Dice, qualche volta ci litigo, ma litigare a volte avvicina, non allontana, perché se quello capisce l'errore che fa, giustamente dopo cerca sempre di migliorare. 2016 però per voi parte con importanti novità, sponsor nuovi, nuovo direttore sportivo e una squadra rinnovata quasi per metà. Sì, nuovi sponsor, Impa Bianchi sono stati riconfermatissimi, sia da Impa che la Bianchi ci hanno dato fiducia massima al 100%. Sponsor nuovi, quello che si è affacciato con maggior forza è stata la Rifle veramente... Si è presentata, vengono dal mondo del calcio, seguono il calcio, in particolar modo la Fiorentina, però il figlio, il giovane amico di mio figlio, c'è stato mio figlio che ha fatto da tramite con lui perché vanno a giocare a calcetto a Firenze, e l'ho visto molto appassionato, molto preso, mi ha invitato di nuovo se si può andare con le ragazze su allo stabilimento a fare le foto, perché veramente ci sentono, sono persone... extraterrestri ma umane, perché sono persone, ma non extraterrestri, sono persone umanissime, persone normalissime che non ti fanno pesare magari la sua forza, la sua grandezza che hanno, sono persone come noi. Sponsor, altri sponsor, c'è lo 2S di un amico Paolo,
Abbiamo la Sovena Olio d'Oliva, una ditta portoghese, anche questa grazie a Mauro Cei ha sostituito un'azienda che compariva lo scorso anno sulla nostra maglia. E poi vabbè, il Macolive, Mauro Cei, la Fabiani Gioiellerie, una importantissima catena di oreficerie e gioiellerie, 50 e più negozi in Italia, credo che sia una garanzia. Più Bartoli Packaging, un'azienda che lavora in special modo in confezioni di lusso, non per caso lavora per Gucci, Bulgari, Prada, Fendi, con questa gente qua, pertanto è un'azienda leader nel suo settore. E altri sponsor minori che hanno riconfermato perché veramente ci credono. Poi oltretutto sono amici che gli piace il ciclismo. Con i tempi che corrono non è più facile trovare soldi, perché la gente ha paura, la gente ci girano meno soldi. Purtroppo si va, qui arriva il mio punto, un po' di polemica, si va a dar noia ai piccoli, non si guarda ai grandi, si va a dar noia a chi gira pochi soldi, chi gira milioni, milioni, milioni di euro, cioè con dei personaggi che io ogni tanto mi diletto in conti matematici, perché mi è sempre piaciuta la matematica. Ho fatto un esempio di un calciatore che prende poco, prende 4 milioni di euro l'anno, sapete quanto guadagna ogni minuto? 7,71 euro. Non sono pochi, cioè questo quando dorme guadagna più che di me tutto l'anno. Sicché voglio dire, non possono continuare così a dover martoriare chi cerca di togliere i ragazzi piccoli, come oggi abbiamo visto questo gemellaggio con San Vincenzo, questo vivaio, i ragazzi piccoli dalle strade. Perché veramente oggi è sempre più difficile allenarsi, tutto, non c'è più comprensione fra gli automobilisti, ti trovano per strada, ti suonano, ti mandano a quel paese, se potessero ti sparerebbero, però devono capire che lo sport del ciclismo è uno sport antico, vecchio, sempre si è svolto e si svolge sulle strade. C'è qualcuno che va nei velodromi, giustamente lì sei un po' più protetto, però non siamo protetti e non siamo nemmeno salvaguardati da chi dovrebbe salvaguardarci. Anche gli organi federali non ci danno una mano, prima ci chiedono i soldi e poi dopo se ne parla. Per fare un piccolo esempio, fino a 10 anni fa ci invitavano alle gare e ci pagavano alberghi, pernottamenti, 4 anni fa si andava alle gare a gratis. Ora per correre vogliono i soldi. Se si tolgono i soldi per pagare tutte le nostre spese non si va più nemmeno a correre. A questo punto qui veramente siamo messi male. Se si va avanti così veramente è uno sport che va a finire. Mi piange il cuore. E poi un'altra cosa, il settore femminile non è ancora curato come deve essere curato, perché sarà il futuro, un futuro del domani. Non dico di arrivare ai livelli professionisti maschili, però sta progredendo di tantissimo. Difatti la Bianchi, ecco perché ci ha riconfermato, perché crede molto nel settore femminile, hanno avuto un incremento delle vendite in special modo negli Stati Uniti non indifferente, un incremento spaventoso. E io sono stato 8 giorni fa in azienda, hanno assunto del personale nuovo, dei tecnici nuovi, dei montatori nuovi, perché veramente stanno lavorando come pazzi. Se si vuol tagliare le gambe anche a questa gente qua, hanno preso la strada giusta. Una squadra però, proviamo a tornare un po' nell'ambito tecnico, dicevamo rinnovata quasi praticamente per il 50% delle forze. Sì, 50% delle forze, abbiamo riconfermato le atlete dello scorso anno, la Striker, la Cretti, Maffeis, Ryabchenko e Daiva Tuslait, e abbiamo attinto su un mercato straniero con la Kovrig, campionessa rumena, una ragazzina giovane, abbiamo preso la svedese Olsson, l'americana Betanin B, lei vuole essere chiamata B e basta. Dopodiché abbiamo preso la Michela Pavin, una ragazza che io credo molto, e abbiamo tesserato la Viola Galli, una ragazza che si avvicina per la prima volta al ciclismo, Lara Viescheli che ritorna qui da noi con una parentesi nel 2011 come junior, qui nella Giusfredi, e ritorna. Per quello che riguarda quelle ragazze riconfermate, ho tantissima stima, tantissima fiducia. E spendo una parola in particolar modo su Anna Striker, perché Anna Striker veramente è rimasta con noi. Ho visto un cambiamento in questa ragazza dallo scorso anno a quest'anno, non indifferente. Una ragazza che si è proprio
portata, si è messa proprio nella testa di arrivare, e vedo che c'ha una convinzione addosso bella veramente, e spero e gli auguro a lei che possa arrivare a livelli massimi. Le possibilità ce l'ha e le capacità anche. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. The night was warm, we were bold and young. All
when everybody's staring like Donald Trump.